ma la stessa cosa è per l'università, non tanto la proliferazione delle sedi degli atenei vuoti, inefficienti, ma premiare il merito. Basta con le baronie, basta con le clientele, basta con le sedi distaccate fatte solo per questa o quella felicità di questo o quell'assessore, ma semplicemente ranking internazionale della qualità della formazione, con le stesse risorse, aumentando la produttività, aumentando la qualità, aumentando la socialità. Se fossero pubblicati in maniera analitica, precisa, puntuale e scientifica tutti i curricula dei professori universitari, sarebbe eliminato il problema del nepotismo nelle università, perché si vedrebbe immediatamente chi è barone non bravo, chi è barone bravo, si vedrebbe immediatamente dai curricula i commissari di concorso, perché non è possibile che un commissario di concorso abbia meno pubblicazioni di un concorrente proposto alla sua valutazione. Non è possibile, non è pensabile. E se qualcuno elegge quel commissario di concorso commette una mostruosità, perché non è pensabile che uno meno bravo giudichi uno più bravo, più giovane. Non è possibile. E questo varrà poi per i concorsi negli ospedali e varrà penso per tutto il paese. Pensate, questo vuol dire trasparenza, vuol dire merito, vuol dire responsabilità. E così cambia l'Italia.